Mommy's Folks, non vi spaventate per lo sfondo bianco, perché adesso volevo andarvi a presentare, invece che un uomo come al solito, la collezione di rosari che ho fatto. Sulla pagina Facebook sono stati presentati ieri, lì trovate tutta la spiegazione di che cosa sono i rosari pagani o comunque l'origine dello strumento del rosario, come possono essere utilizzati, la descrizione di ognuno di questi rosari che ora vi farò vedere. Sappiate che questa collezione è unica e ripetibile perché questi pezzi sono gli unici che ho fatto e che farò. A meno che non ci sia un fortissimo afflusso di persone che li desiderano, non credo di riproporli. Iniziamo subito con questi qua, che sono gli unici di cui ho tre pezzi, e sono i rosari quelli progettati per il lavoro con antenati, spiriti della natura, diciamo esseri elementari e divinità. Infatti i colori di cui sono composti, adesso ve ne faccio vedere magari soltanto uno, sono appunto il bianco, il rosso e il nero, che corrispondono proprio a questi mondi qua. Ognuno di questi tre rosarietti ha appunto delle chiavi, questa mi è stata già prenotata, quindi guardatela relativamente, e queste sono le altre due, ve le faccio vedere da più da vicino, proprio perché, come vi ho spiegato nel video sulle chiavi, mi sembrava un gioiellino adatto a questo tipo di rosario. Poi ci sono questi due, che sono due rosari della tradizione nordica, sono tra ovviamente i miei preferiti, non mi dispiacerebbe tenerne uno, e sono misti di pietre dure, di cristalli, in questo caso c'è pietra lavica, agata del Botswana, e perline sia di sandalo nero che di sandalo bianco, più questi inserti di questa pietra un po' particolare con cui a volte sono fatti proprio i mala tibetani, che si chiama Rudskha, una cosa del genere che non riesco a pronunciare. Hanno tutti e due questo pendaglio con questa triplice e le rune tutto attorno, e appunto sono stati studiati per rappresentare comunque i nove mondi e le varie stirpi divine, quindi sia Vani che Asir. Poi ci sono questi qui, che sono stati progettati per essere dei rosari di meditazione, sono un tipo, poi ce n'è un altro singolo leggermente diverso, sono fatti di questa pietra che è brillantinata, è una pasta, si chiama eliolite, di quarzo rosa e di amazzonite foreste, di nuovo quella pietra che vi dice, sì, queste perline che vi dicevo prima. Hanno una libellula perché mi dava comunque l'idea di essere un gioiellino e un simbolo adatto appunto al viaggio che può avvenire proprio con la meditazione. Poi ci sono questi due, che sono due rosarietti fatti per gli spiriti della natura, dei boschi, della foresta, di qualsiasi ambiente prettamente naturale. Infatti i colori utilizzati sono proprio a richiamo della natura, c'è della crisocolla, del sandalo marrone, di nuovo quella pietra lì, l'eolite bianca e anche qui dell'agata del Botswana. Hanno questo entrambi lo stesso charm, che rappresenta questo omino un po' particolare che appunto voleva ricordare uno spirito elementale, e poi una piuma e una zampina sempre a rappresentare un po' gli esseri che possono abitare i boschi, le foreste eccetera. Poi ci sono questi due, che sono programmati per i sogni, sono fatti di opalino, di quarzo ialino, ci sono quattro perline di ametista e anche qui del sandalo marrone. Hanno questo charm a forma di sole, che prettamente non voleva significare qualcosa, stava bene esteticamente, e anche di questi ce n'è soltanto due. Poi altri dei miei preferiti sono questi qui, due della luna, programmati appunto per il lavoro con la luna, sono fatti di quarzo ialino opaco, pietra lavica e eolite bianca, e hanno questo bellissimo charm a forma di mezzaluna che avete già visto altre volte, e mi piacciono veramente tanto anche questi. Se c'è la luna, ovviamente ci sono anche quelli del sole,
che hanno lo stesso charm di quelli dei sogni, però è stata usata della giada gialla, del quarzo citrino e del sandalo rosso, sempre appunto per ricordare ovviamente i colori del sole, e sono adatti appunto al lavoro con i Sabba, con le energie maschili, le divinità maschili, e i Sabba ovviamente essendo festività solari. Ancora abbiamo quelli della Dea, che anche questi mi piacciono molto, sono quelli della Triplice Dea, entrambi hanno il charm con il ciondolino ovviamente della Dea Madre, con la spiralina sulla pancia, ed è stato usato del quarzo ialino trasparente, dell'ametista e del quarzo rosa, e ovviamente appunto rappresentano la Triplice Dea, ovvero la giovane, la madre e l'anziana. Poi c'è tutta una serie di pezzi unici dove ho fatto quelli dei quattro elementi. Questi è per il lavoro ovviamente con l'acqua dato dalla conchiglia vera come charm, c'è del sandalo nero, dell'opalino, del quarzo ialino e del quarzo rosa e le solite pietre dal nome impronunciabile per me, e hanno appunto è un rosarietto adatto per chi lavora con le creature dell'acqua, con l'elemento acqua, quindi le streghe del mare e via discorrendo. Questo, che è stato progettato per la terra, è anche uno dei più grandi, ha degli inserti che sono anche artificiali, è stata utilizzata prevalentemente il sandalo marrone e la crisocolla, e ha questo charm con questo girasole rappresentativo comunque dell'elemento terra, così come tutti i fiorellini che sono sistemati all'interno del rosario. Poi c'è quello dell'aria, che ha ovviamente due piume come charm, e qui c'è dell'agata del Botswana, della giada gialla, del quarzo citrino, dell'opalino, quelle pietre impronunciabili e di nuovo l'oulite, e non so se l'ho già detto, l'agata del Botswana. Ci sono anche due palline di quarzo ialino satinato, di quello, ecco così la vedete meglio, di quello appunto un po' opaco, e anche lei è questa qui. Poi c'è quella ovviamente dell'elemento fuoco, che ha una salamandra come charm appunto rappresentativa degli spiriti elementari, ha del sandalo rosso, la pietra impronunciabile, agata, scusate, giada gialla, queste perline che devono essere anche queste di agata, e poi queste otto palline di quarzo ialino satinato. E poi ancora in ultimo il secondo di meditazione generico, che ha come charm un'amsha o manina di Fatima, della Amazzonite foresta, sandalo nero, pietre impronunciabili, opalino, ametista e di nuovo sì, Amazzonite foresta, giusto. E dell'opalino anche qua. Ed infine per ultimo questo, che è un po' proprio classico, diciamo, ha come charm il pentacolo perché è rappresentativo del ciclo dell'anno. Infatti ci sono 13 perline di opalino che rappresentano le 13 lunazioni, e poi ci sono 8 palline di giada gialla che rappresentano i 4 Sabba, e le altre che sono di eliolite rappresentano un po' anche l'universo e quindi tutta la creazione, dando appunto questo colore tra le palline gialle che sono un po' come dei soli, visto che rappresentano appunto i Sabba. I prezzi sono variabili a seconda del pezzo. In realtà vi posso dire che quelli dove ci sono due o tre pezzi costano un pochino di più, mentre questi degli elementi e gli ultimi due che vi ho fatto vedere sono quelli che costano un pochino di meno. Io vi aspetto sulla pagina dei Momis se siete interessati. Con questo era tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!